sapevo, mi hanno avvertito che non c'era proiezione, io ero fuori sede, quindi non ho potuto stampare, cosa che ho fatto però, in una versione, come dire, presentabile la mia presentazione, però ce ne ho 5 copie in bianco e nero con 3 diapositive per pagina. Non è molto leggibile, però insomma sono qui, chi le vuole le può prendere. In realtà avevo preparato qualcosa di simile, anche se non avevo, diciamo, contezza di come della gaussiana. No, vabbè, l'ho già inventata adesso. Sì, anche, no, ma io leggevo il gioco. La tecnica non l'ho inventata io, no, l'ho inventato dopo. Che la gaussiana si di usare questa. No, ma io, come vedete, nella prima diapositiva, dopo il titolo, effettivamente ci sono 3 parti per cui più o meno siamo in questa ottica di gaussiana. Chiaramente non è semplicissimo parlare di quello di cui parlerò senza ausilio immagini, perché ci sono 6 cose, soprattutto le ortografie, che avrebbero fatto capire molto meglio delle parole di quello di cui stiamo parlando. Comunque, comincio. 15 minuti, comincio da adesso. Che già ho detto 15. Ok. Allora, la prima diapositiva che avreste visto e che vedete lì è una fotografia di un gruppo di persone in cerchio ed è una fotografia che abbiamo fatto all'interno di un momento, diciamo, formativo di un progetto LIFE su questo tema. E perché l'ho messa lì? L'ho messa lì perché l'animatore che ha fatto, diciamo, questa tecnica, la fotografia è questa, farvi vedere. Ci ha messo in cerchio chi conosce questo tema dei servizi cliccici e da quando lo conosce. Bene, quasi nessuno, nonostante fossero 4 anni di progetto, tranne noi che eravamo nel progetto, conosceva davvero cosa erano i servizi sistemici, e tranne un millantatore che ha detto che l'aveva spiegato lui a Robert Costanza, ma insomma così in un cerchio c'è sempre quello che dice una cosa di questo genere. Quindi stiamo parlando di qualcosa che è estremamente nuovo nella storia dell'uomo, e non uso, diciamo, a sproposito la parola storia, ma poi ci ritorneremo casomai. E allora andiamo a una definizione che io ho riportato, una definizione del 2007, ce ne sono moltissime, tutte sono accettabili o criticabili. Io ho preso quella che dice che i servizi ecosistemici sono componenti naturali direttamente godute, consumate o usate, questo è molto importante, per produrre benessere umano. Quindi parliamo di benessere umano, non parliamo di prodotti, anche prodotti di mercato, ma parliamo principalmente di benessere umano. Bene, allora tutto quello che io nel primo pezzo della gaussiana dirò molto velocemente deriva da un'esperienza progettuale, un progetto LIFE che si chiama MGN. Se cercate su Google questa sigla, viene fuori, credo, come prima cosa questo progetto. Perché ve lo dico? Perché questo vi dà modo di saltare tutta una serie di cose e di invitarvi ad andare sul sito del progetto e scaricarvi tutta una serie di materiali. Materiali che sono di reportistica per quanto abbiamo fatto. Noi abbiamo lavorato su 21 siti Natura 2000, tutti agroforestali, tutti, se li vogliamo, diciamo, targare tipicamente aree interne, e andando a quantificare dal punto di vista biofisico, dal punto di vista economico, la produzione, consentitemi questo termine anche se sbagliato, di servizi ecosistemici, e la potenziale domanda in termini di bacino di utenza, che può essere di diversi tipi: locale o spazialmente distribuito in vario modo, o addirittura come per esempio i crediti di CO2, la CO2 immagazzinata dalle foreste, ma non solo le foreste, anche di carattere globale. Lì trovate la reportistica, trovate anche della manualistica che abbiamo messo a punto, che quindi possono essere degli strumenti che sono di ausilio a chi vuole lavorare con questo strumento sul territorio. E vedrete anche che noi abbiamo lavorato su 3 servizi ecosistemici per ogni area, quindi 3 per 21, una sessantina circa, che la selezione che abbiamo fatto è stata una selezione, questo è un passaggio molto importante, intanto di carattere scientifico, tecnico, ma è stata poi in qualche modo, non dico sovvertita, ma
sicuramente assai migliorata attraverso un lavoro che è durato circa 3 anni di rapporto con il territorio, di carattere partecipativo, tanto per intenderci, usando una parola che conosciamo tutti. Quindi focus group, tavoli partecipativi, eccetera, eccetera, perché il nostro obiettivo finale era quello di mettere a punto dei pagamenti per i servizi ecosistemici, ma questi pagamenti dovevano essere funzionali alla gestione del territorio, quindi non era tanto il pagamento per creare un flusso solamente di carattere economico, ma questo flusso di carattere economico era finalizzato alla gestione dei siti Natura 2000 e quindi a una gestione sostenibile, valida dal punto di vista ambientale, dal punto di vista economico del territorio, e quindi in questo senso uno strumento che alimenta un circolo virtuoso, perché se io gestisco bene il territorio continuerò a produrre in ottica di sostenibilità servizi ecosistemici. E quindi questo era, diciamo, il ciclo progettuale, e con la scelta dei servizi ecosistemici effettuata in questo modo, una 60, come ho detto, per tutti questi abbiamo quantificato l'offerta dal punto di vista biofisico, e questo è il passaggio più facile, se volete, più scontato, ma è solamente l'inizio. E poi soprattutto dal punto di vista economico, qui non è assolutamente semplice, ci vuole una professionalità ad hoc. Non pensiamo che questo lavoro possa essere, diciamo, in qualche modo fatto con dei coefficienti o inventato, c'è bisogno di una professionalità specifica. E poi la quantificazione della domanda, quindi col bacino di utenza reale e potenziale. Tutto questo porta poi a una mutazione monetaria, che non è detto che debba risolversi in un passaggio di mercato, può risolversi in modi diversi di mettere insieme la domanda e l'offerta. Per cui noi abbiamo parlato di PES, ma abbiamo parlato anche di PES-like, come si dice nel letteratura scientifica, cioè tutto quello che ha l'aspetto di un PES, ma non è tra privato e privato, che è la definizione classica che dà la letteratura scientifica di PES, ma è molto spesso pubblico-pubblico, o privato-pubblico, o pubblico-privato. Ci sono molte diverse forme. Tra l'altro, su questo abbiamo in qualche modo messo a punto degli strumenti innovativi, perché siamo andati ancora, gli strumenti normativi che ha citato l'onorevole Borghi nella sua relazione non erano ancora messi a punto, e quindi sono ancora adesso in forma compiuta, ma comunque non c'erano neanche i presupposti, e quindi abbiamo scavato all'interno della legislazione vigente quello che già si poteva fare. Noi abbiamo firmato 15 PES, ne abbiamo definiti, cioè scritti, anche se poi è mancato, il progetto sarebbe dovuto durare altri 6 mesi per essere, diciamo, più efficace, ne abbiamo scritti altri 14 e ne abbiamo identificati altri 13, quindi abbiamo fatto un lavoro che esiste sul sito, in questa reportistica che vi ho detto, e che in qualche modo è una libreria di buone pratiche che è a disposizione di tutti, replicabile ove fosse possibile. Nelle slide trovate anche un esempio, ma sulla reportistica che vi ho detto trovate, diciamo, tutti gli esempi che ho citato. Salto tutta la parte dei prodotti perché ve l'ho detto, andiamo alla parte delle norme. Noi abbiamo una normativa europea che ci spinge ad andare in questa direzione, e che sostanzialmente è imperniata su tre momenti. Il primo, quello della mappatura dei servizi ecosistemici, però l'Unione Europea, cosa che l'Italia non ha fatto, dice che vanno valutati i valori economici dei servizi. La seconda cosa, e qui mi rifaccio a una delle cose che ha detto, credo, la dottoressa Lucatelli, l'esigenza di rendicontare. Cioè noi possiamo inserire i servizi ecosistemici all'interno della contabilità economica tradizionale, quindi all'interno anche dei bilanci dei comuni, come dice anche la legge italiana, e questo ci serve anche in un'ottica da accountability, cioè di rendere conto al cittadino di come stiamo gestendo le risorse ambientali naturali che abbiamo sul territorio. Il terzo punto delle linee guida europee è quello di procedere con strumenti finanziari innovativi come i pagamenti per i servizi ecosistemici. Quindi noi abbiamo, diciamo, più o meno fatto tutto questo ciclo.
A valle di questo arriva il collegato ambientale, la legge sulla green economy e poi più recentemente la legge di riforma dei parchi nazionali che, senza entrare nel merito della legge sugli altri aspetti, introduce, dovrebbe introdurre all'articolo 28 una normativa italiana specifica su questo. Io avevo preparato nelle diapositive una serie di caposaldi di questa normativa, ma è inutile che li ripeto, tanto sono comunque scritti nell'articolo, li trovate comunque nella slide, ma vanno più o meno in direzione di quello che ci dice l'Unione Europea. Bene, ultima cosa che voglio dire dal punto di vista normativo, scusate, è che non solo l'articolo 70 della legge sulla green economy ci dà degli indirizzi, ma anche l'articolo 72, cioè l'articolo sulla green community, perché nella strategia della green community ci dovrebbe essere appunto un rapporto tra territori, tra aree interne e aree non interne, tra i territori che producono, tra virgolette, servizi ecosistemici e quelli che li consumano, che dovrebbe facilitare, secondo me, nell'applicazione di questi concetti. Comunque questi concetti possono facilitare molto nella strategia. Bene, vado avanti dicendo cosa abbiamo imparato. Allora, innanzitutto abbiamo imparato una cosa fondamentale che poi ho ritrovato io in un articolo di Robert Costanza, non gli ho suggerito io come faceva quell'altro, ma fondamentale, ovvero sia, noi non possiamo pensare che i servizi ecosistemici siano trattati in modo, tra virgolette, scientifico. Sbaglieremmo tutto, andiamo al fallimento, ci serve a noi professori universitari per fare pubblicazioni e per progredire di carriera, ma sbaglieremmo davvero tutto. Robert Costanza ci suggerisce che i servizi ecosistemici diventano una risorsa nel momento in cui lavora il capitale naturale, lavora insieme al capitale sociale e insieme al capitale culturale. Allora, su questo io e il mio gruppo sto riflettendo in maniera particolare, stiamo rivedendo tutto il lavoro fatto col progetto LIFE in questo senso qui, ed effettivamente è proprio così, cioè noi dobbiamo pensare al processo dei servizi ecosistemici come un processo che produce un prodotto finale, che è quello appunto dei servizi ecosistemici, ma i cui elementi produttivi, i cui fattori di produzione sono tanto il capitale naturale quanto il capitale sociale e il capitale culturale, cioè i capitali specifici dei territori che li originano. Quindi il servizio ecosistemico acqua, quello carbonio o quello di ricreativo non sono gli stessi in tutti i territori, ma assumono valenze specifiche. E questo può essere fatto soltanto attraverso un lavoro a livello locale, un lavoro che in letteratura scientifica si chiama di community resource management, cioè le risorse gestite dalle comunità, su cui nei paesi di lingua anglosassone sono molto avanti e su cui invece noi siamo abbastanza indietro. Noi gestiamo le risorse naturali con spesso un approccio impositivo dall'alto, facciamo il parco, facciamo la riserva, che per carità vanno bene, sono lo strumento di base per poter ragionare, ma poi la gestione delle risorse va ridata alle comunità locali. Tra l'altro, non so se il ministro Barca c'è ancora, ma mi piace piacere dirlo davanti a lui, forse è andato via, ma quando sono stato al forum delle interne del 2015 a Rieti, era il 2015, sì. Dove ho fatto la creazione di apertura per il 2014 addirittura, come passa il tempo, è esattamente questa la slide che ho proiettato, cioè ridare alle comunità locali la gestione delle risorse naturali, è la chiave per poter andare avanti. Quindi su questo abbiamo fatto una serie di riflessioni interessanti. L'altra cosa che ci consente di fare l'approccio ai servizi ecosistemici, possiamo lavorare per scenari e per impatti dei diversi scenari. Qui purtroppo anche qui non mi scuso, faccio vedere soltanto da lontano questa diapositiva, però ecco, noi possiamo lavorare su scenari differenti e su impatti differenti, possiamo fare delle simulazioni, possiamo fare delle mappature sociali di quello che è, diciamo, l'esito della gestione delle risorse,
Questo è uno strumento molto potente perché ci consente, non dico di prevedere il futuro, ma di capire in che direzione possiamo andare e quindi qual è la direzione che vogliamo prendere. E possiamo farlo non nelle stanze dei laboratori universitari, ma possiamo farlo insieme alle comunità locali. E quindi lavorare per scenari è la seconda lezione che abbiamo appreso. La terza lezione è stata quella di lavorare con le comunità locali, l'approccio partecipativo, la mappatura sociale dei servizi ecosistemici. Ecco, credo che questo è veramente la chiave di volta con la quale possiamo introdurre questo tema all'interno delle strategie di sviluppo locale, quindi all'interno delle strategie delle aree interne. Se abbiamo un approccio solamente di carattere scientifico, cioè solamente di mappatura dei servizi, questo non serve assolutamente a nulla. Noi dobbiamo fare un lavoro che è di carattere soprattutto sociale, politico, di contabilità territoriale, contabilità ambientale ed economica insieme. Questa è la base per poter poi capire che quando andiamo a sviluppare un accordo per il pagamento dei servizi ecosistemici, cosa succede a questo flusso economico, come questo flusso economico vada a incidere sul benessere della comunità locale e come questo produca degli effetti non solo a livello economico ma anche a livello di capitale sociale e di capitale culturale. Bene, io credo di aver messo esattamente un quarto d'ora, quindi mi fermo qui, eventualmente ovviamente se ci sono domande sono a disposizione, la mia mail la trovate tranquillamente su internet, se ci sono delle domande particolari, dei quesiti poi da approfondire. Io ho una domanda, poi lascio lo spazio a loro, quindi passare la parola a lei, ma gli strumenti che si stanno sperimentando per far sì che questi servizi ecosistemici vengano riconosciuti e poi pagati in qualche modo, nelle esperienze che abbiamo in Italia, quali sono? Allora, nelle esperienze italiane in realtà c'è poco, perché non c'è una base normativa ancora, c'è l'articolo 70 della legge sulla green economy e ci sarà poi, presumo, l'articolo 28 della riforma della 394 che la legge sul quadro della... Però, ripeto, noi abbiamo trovato nella legislazione italiana la possibilità di trovare, di attuare degli accordi di pagamento anche senza una, perché la situazione italiana è molto ricca, probabilmente è troppo ricca, però questa grande ricchezza ti consente di trovare un... Anche le forme volontarie di accordo. Sì, sì, anche le forme volontarie, quelle, le forme volontarie privato-privato sono il classico PES, però sono più le forme, diciamo, in cui non c'è un accordo volontario tra due privati, ma c'è l'intervento del pubblico che gestisce il territorio. Ci tengo a dire che poi noi abbiamo riportato questo flusso all'interno di bilanci economico-ambientali a livello territoriale, perché questo è importantissimo. Noi l'abbiamo fatto su siti Natura 2000 che, come sappiamo, hanno un deficit di finanziamento cronico, però nulla cambia se invece di essere un sito Natura 2000 è un comune o un'unione di comuni. Cambia molto. Un'altra domanda, poi passiamo la parola ai colleghi. Secondo te, il fatto che è stata fatta la riforma della tariffazione del servizio idrico integrato, no? Sì. E uno dei problemi che c'aveva la vecchia tariffa del servizio idrico integrato è che non considerava il costo della risorsa. Certo. Ora invece c'è anche, come dire, le linee guida del Ministero dell'Ambiente, sì. Ci sono, no, anche il lavoro che ha fatto l'autorità, sì, sì, no? Sì, sì. Per normare, certo. E per l'applicazione di tariffa. Secondo te, dal punto di vista concettuale almeno, l'aver introdotto in tariffa idrica il costo della risorsa, certo, va nella direzione? Assolutamente sì. Corretta, noi, uno degli accordi che abbiamo chiuso è stato in Sicilia, nell'area di Ficuzza, il bosco della Ficuzza, che sta, non è solo Mandonie, ma sono a ridosso delle Mandonie, dove c'è un bacino idrico che fornisce l'acqua, parte dell'acqua potabile alla città di Palermo. Quindi tra i gestori della riserva è l'AMAP, che è l'ente che gestisce l'acqua per riconoscere il lavoro fatto di conservazione, che chiaramente fa sì che il ciclo idrico funzioni bene e l'acqua sia di buona qualità. Esatto, l'importante mi sembra uno dei passaggi che hai fatto prima, cioè
a dire è importante che questo costo in più per chi paga la tariffa poi venga utilizzato per la gestione della risorsa ambientale, certo. E questo è il tema cruciale, perché poi tutte le modifiche di tariffa, poi bisogna vedere a chi esatto, va, perché sennò no, di esempi di questo genere in Italia ne abbiamo molti, non è un caso, ma il problema è proprio questo. Ancora in Sicilia è uno dei pochi luoghi dove si paga per l'ingresso in alcune riserve, ma i soldi, che è notevole, non vanno nel bilancio della regione, punto, non vanno al sistema delle riserve. No, questo è un tema analogo. Quindi è chiaro che non abbiamo fatto nulla, mentre invece questo strumento consente di fare questo. Poi sui costi reali della risorsa idrica si dovrebbe aprire una cosa particolare, perché i costi molto spesso sono molto molto alti, quando parliamo di risorse naturali, soprattutto di biodiversità, diventano, e quindi rischiamo la tematica del cosiddetto costo spropositato, certo, e quindi non è effettiva, poi diventa così alto che chi utilizza la risorsa è in grado di pagare. Non è detto che tu debba applicare alla tariffa, cioè discriminando l'uso dell'acqua che deve essere certo. Una risorsa a disposizione di tutti a prezzi accessibili ovviamente, ma è un problema che tu riconosci il valore economico di quell'attività e quindi in qualche modo di trovare strumenti per compensarlo, non necessariamente attraverso la tariffazione che paga il consumatore finale, voglio dire, no, perché non pagherà sulla fiscalità generale. È un bel argomento, però questi credo sono un po' i temi, se vogliamo dare un po' di, no, di concretezza, credo io, anche alla discussione, bisogna andare insieme, no? Possiamo trovare quali sono i nodi cruciali su cui poi focalizzare l'attenzione. Grazie mille. Io adesso farei così, intanto procediamo, poi se siamo tutti così brevi abbiamo tempo anche di fare domande e di tornarci un po' su. È stato giungere... puntuale, non breve. Bravissimo. E adesso io darei la parola a Pietro Pavese, chi c'è? Vincenzo Barone? Sì. Eccoti. Così è più facile per tutti avere. Sì, ti vedono, ho qualcuno dalle spalle, non è che funziona. Un torcicollo. Ma innanzitutto mi riallaccio, buonasera innanzitutto. Mi riallaccio all'ultima domanda su esempi di pagamenti ecosistemici. Io sto seguendo in questo periodo l'area interna dell'Appennino Piacentino e Parmense e lì c'è il sistema delle proprietà collettive delle comunali parmensi. Nelle comunali parmensi c'è l'IGP di Borgo Taro e le comunali parmensi quindi richiedono il pagamento di un tesserino per la raccolta dei fondi agli utenti. E gli introiti, che sono cospicui, poi dipende dagli anni, ci sono anni in cui i funghi non ce ne sono, quindi. Però in generale introiti cospicui che vengono reinvestiti proprio per statuto delle comunali nel territorio, per la manutenzione appunto del territorio. Quindi questo è uno dei pochi esempi poi presenti in Italia. Ora io vi parlo invece dell'Oltrepò Pavese, della realtà della strategia dell'Oltrepò biodiverso, la natura che accoglie, che è una strategia, un'iniziativa che ho seguito come parte del gruppo di lavoro di assistenza tecnica. Questo programma questa iniziativa è finanziata dal programma Attivare della Fondazione Caritro e quindi è un programma che condivide comunque gli obiettivi della strategia nazionale aree interne, quindi si rivolge alle aree con problemi di declino demografico, alle aree interne e condivide anche la strategia partecipata. L'iniziativa si è avviata nel 2016, c'è stata una selezione della Fondazione Cariplo e sono state individuate due aree, appunto una è questa dell'Oltrepò Pavese, che ha elaborato una strategia che è stata approvata ed è partita poche settimane fa. Il tema quindi è quello della biodiversità, perché siamo in un territorio
ricco di biodiversità, è al confine tra due bioregioni, quella mediterranea e quella padana continentale, ed è un territorio che si è spopolato ha sperimentato lo spopolamento da molto tempo. Siamo in pratica in un'area che è al centro del triangolo industriale italiano, per cui sin dalla fine dell'Ottocento si è spopolata, ha perso popolazione e le aree con l'abbandono sono appunto la biodiversità si è mantenuta. Per cui questo territorio ha deciso di investire sulla biodiversità. Siamo appunto in un territorio di 19 comuni, 12 di collina, 19 comuni, 12 di collina, 7 di montagna. E quelli di montagna sono ovviamente quelli maggiormente spopolati. Sono 25 progetti che afferiscono a diverse linee di intervento, dalla ricerca scientifica all'educazione, all'innovazione e alla ricomposizione fondiaria e quindi alla valorizzazione sia del bosco che dei pascoli e insieme al recupero. Una di queste 25 azioni appunto è quella denominata mercati ambientali ed energetici virtuali. In sostanza ci si occupa sia di certificati verdi e bianchi, ma ci si occupa anche di servizi ecosistemici e pagamenti di servizi ecosistemici. Quindi io vi parlo ora appunto di un'iniziativa che è stata progettata e che verrà realizzata da qui alla fine del 2018. Siamo partiti ora con la progettazione esecutiva. Questa azione la possiamo immaginare è suddivisa in tre fasi. C'è una prima parte di ricerca, quindi di individuazione delle risorse naturali per le quali si intendono appunto individuare i servizi ecosistemici e i pagamenti dei servizi ecosistemici, e di stima, ovviamente, identificazione delle risorse e stima dei pagamenti dei servizi ecosistemici. La fase seguente è quella di progettazione partecipata e di sperimentazione, quindi si vuole arrivare alla fine del 2018 con una sperimentazione, e la terza fase è quella di modellizzazione, di sensibilizzazione e formazione. Sensibilizzazione e formazione, se vogliamo, abbraccia tutto il periodo di attività. In sostanza, quindi, questa idea progetto è nata da un'attività di collaborazione, di condivisione con i soggetti del territorio che sono coinvolti nei servizi ecosistemici. Quindi abbiamo lavorato principalmente con i consorzi forestali, con gli allevatori e con i soggetti gestori di aree naturali, quindi la provincia in quanto competente dei siti della rete Natura 2000 e alcune aree protette. Brevemente sulle risorse sulle quali ragioniamo. Allora, sicuramente il bosco, sia per il sequestro del carbonio, sia per quanto riguarda la gestione e la manutenzione del territorio. Bosco e pascoli che vanno di pari passo, questo anche a seguito dell'azione di ricomposizione fondiaria che si intende fare, in particolare per le aree di pascolo. Poi si ragiona anche in questo caso sui funghi, sulla selvaggina, quindi legata alla fruizione venatoria e anche alla fruizione turistica, e sulle aree umide e sulla presenza di farfalle. Questa è un'area ricchissima di farfalle che è stata poi scoperta ormai da anni dal
dagli appassionati di butterfly watching inglesi che frequentano l'area, e in quest'area è stato anche realizzato un giardino delle farfalle che ha collaborato appunto anche alla predisposizione di questo progetto. Quindi che cosa c'è, dove pensiamo di arrivare? Appunto, sicuramente vogliamo sensibilizzare il territorio e le popolazioni locali sui servizi ecosistemici. Tenete conto che appunto finora la politica di conservazione della natura è stata pagata da tutti quanti, perché con il bilancio statale abbiamo pagato dall'inizio degli anni 90, quando c'è stata la prima legge sulle aree protette, fino ad anni recenti, la conservazione della natura principalmente con il bilancio pubblico. Venendo meno le risorse per la conservazione della natura, ci si deve porre appunto il problema di coinvolgere i beneficiari diretti dei servizi ecosistemici nel pagamento di questi servizi. E quindi per arrivare a questo è necessario un percorso appunto di coinvolgimento, di sperimentazione, di responsabilizzazione e quindi di formazione. Quindi noi abbiamo poi seguito anche l'esperienza del progetto LIFE, che appunto ha fatto che sul territorio nazionale ha aperto questa pista. A livello europeo, alle aree protette, sia Europark come organizzazione dei parchi nazionali e regionali europei, ma anche la rete dei soggetti gestori della rete Natura 2000, Eurosite, si stanno interrogando su questo tema. Per cui appunto ci sembrava importante coinvolgere il territorio e arrivare quindi ad una sperimentazione che appunto arriverà con la condivisione, nel corso della realizzazione del progetto, con la condivisione che faremo con i portatori di interesse, con i soggetti. Direi che io ho concentrato la presentazione in una mappa concettuale che poi metterò a disposizione per gli organizzatori del convegno, quindi penso che poi potrà essere scaricabile come sintesi. Vorrei fare una domanda, Merzo, già nel tuo intervento, nel tuo, ma credo che darà in tutti gli altri a seguire questo, cosa molto importante del e non pensare solo al capitale naturale, ma al capitale sociale, no? Dell'area, culturale, sociale e culturale, non è stato detto. Ma nella tua esperienza anche a livello territoriale, la consapevolezza a livello locale che si stanno producendo lì dei servizi che poi vengono utilizzati sia lì che in alcuni casi anche altrove, perché poi ci sono alcuni servizi che insomma sono localizzati. No, è la stessa area, diciamo, il legame del servizio è anche più lungo. Secondo te, nelle cose che hai visto, nei territori che stai seguendo, la consapevolezza c'è? È parziale? Allora, da lavorare molto? Secondo me c'è da lavorare. Io negli anni passati, ad esempio, mi ero occupato di beni collettivi locali, e poi più o meno sì, andiamo sempre a finire lì. Avevo studiato il caso della diga di Ridracoli in Romagna, che è una diga che serve l'acquedotto della Romagna, e lì sì, è gestita da Romagna Acque, e lì sin già dagli anni '80 hanno utilizzato, non chiamandolo appunto servizio ecosistemico, però hanno finanziato una serie di interventi sul bacino, quindi nell'area delle foreste casentinesi, con i proventi
della tariffa idrica. Per cui quindi con il tempo i consorzi forestali, i soggetti che lavorano sul territorio si sono resi conto anche di questo passaggio, però secondo me appunto, richiede del tempo per... Ti ringrazio molto. Grazie. Anche per la semplicità. Va bene, grazie. Adesso chiediamo... Vabbè, gli applausi non servono, ce li facciamo poi tutti quanti insieme. Tanto appunto è un seminario un po' di lavoro, anzi se ci sono domande, adesso le sto facendo io le domande, però se qualcuno fa dei passaggi che magari non sono chiari, che, insomma, resta delle curiosità, magari alla fine appuntatele, alla fine facciamo un po' di discussione. Adesso io chiedo, prego. Così do un'informazione su questa esperienza del giardino delle farfalle, dove si può scaricare? Io credo che ci sia proprio un sito del giardino delle farfalle. Comunque, se poi mi dà il suo email, io le mando della documentazione. Grazie. Adesso io chiedo a Lu Padelli di Giardino Padelli del Consorzio Cairo, che ci racconta un po' l'esperienza della Valdossola e ci racconta un po' l'area, insomma, spiego un po' che tipo di servizi offre quest'area e a che livello di maturazione è il percorso verso l'ipotesi di pagamento di questi servizi. Cercherò di essere bravo come i miei, quelli che mi hanno preceduto, di stare in pochissimo tempo. Sapendo che non c'era la possibilità di fare slide, non ho neanche pensato a organizzare delle slide, ma ci sono una ventina di copie, un documentino di una brochure di 4 pagine che cerca di spiegare il senso della strategia, come stanno i servizi nella strategia, i servizi ecosistemici, la strategia dell'osso, e quindi senza ripetere quello che c'è scritto lì, vorrei usare questo seminario per raccontare alcune cose, ma anche per veramente riflettere insieme su come questo discorso che stia cominciando a prendere piedi riusciamo a renderlo, diciamo, non solo tangibile, concreto, ma rilevante, perché è rilevante, non stiamo parlando di una questione marginale, stiamo parlando di una questione rilevante. Allora, nella strategia ossolana, le valli dell'Ossola, che sono un'unione montana che ha differenziazioni interne al suo interno significative, è la seconda area pilota della regione Piemonte e ha in qualche modo assunto il tema delle green community come elemento nodale, insomma, in modo è una delle aree che ha contribuito a farlo nascere questo pensiero sulle green community, anche sperimentazioni prima che il collegato ambientale alla legge di stabilità lo trasformasse, diciamo, in una politica ufficiale che il nostro paese assume. Lo fa da un punto di vista, diciamo, importante. Non è un'area, è stato raccontato prima dell'Oltrepò Pavese, non è un'area soltanto in cui lo sviluppo realizzato altrove ha pescato risorse e popolazioni, è un'area in cui uno sviluppo industriale forte, storico, ha inciso sul territorio e ha determinato modifiche nell'assetto delle comunità e naturalmente anche nell'assetto dei paesaggi e delle risorse umane rilevanti all'interno dell'area. E poi è entrata in crisi, no? Un'area di grande produzione energetica, un'area di industrializzazione di base, siderurgica, chimica, eccetera, che da qualche anno, da diversi anni, ha visto questo mondo tramontare e si è posto il problema quindi delle green community e anche del far emergere il tema dei servizi ecosistemici, della loro trasformazione in pagamenti come un fatto economicamente rilevante. Naturalmente questa ambizione non è semplice da servire, no? Perché, diciamo, se usciamo appena dal tema della sperimentazione, un mondo più di ricerca che non di applicazione delle politiche, ci accorgiamo di quanto terreno manca per arrivare in fondo. D'altra parte Davide Marino prima ce lo diceva con molta evidenza, quanti passi abbiamo da fare, quanto è lungo e difficile il percorso che abbiamo sulla strada dei pagamenti ecosistemici, perché in qualche modo, vorrei dire, a mio avviso almeno l'elemento essenziale è quello di costruire istituzioni che producano l'emergere dei servizi ecosistemici come transazioni che danno luogo a dei pagamenti monetari. Non è banale. Non solo nel caso, che ricordava sempre Davide, canonico, ma
privato da privato, no? La tipica l'azienda che distribuisce acqua potabile, che paga la manutenzione dei boschi, che fanno da riserva, che è il caso più canonico, sempre citato, eccetera, che però è una cosa rilevante, perché poi andiamo a guardarci dentro, è una cosa davvero rilevante, no? Ma anche nel caso in cui stiamo parlando di pagamenti che avvengono nella forma della transazione su un bene pubblico e che quindi hanno da una parte o dall'altra un'istituzione pubblica come soggetto, costruire le istituzioni che rendono esplicite queste transazioni non è semplice. E soprattutto è un problema che localmente ha una dimensione rilevante, perché ne abbiamo parlato, ci tornerò anch'io, sul tema del coinvolgimento delle comunità, che è stato detto, no? Capitale naturale, ma anche capitale sociale, capitale culturale, ma è un problema che ha dimensioni che travalicano largamente la dimensione locale delle comunità, perché tipicamente, e questo abbiamo cercato anche lavorando dell'osso, lavorando con la Fondazione Montagna Italia a livello nazionale, di dare una dimensione di quanta è la divaricazione fra il potenziale di offerta e il potenziale di domanda di servizi ecosistemici. Quindi da questo punto di vista, per i servizi ecosistemici, per soprattutto il lento percorso di emersione dei servizi verso pagamenti, la questione, l'occasione della strategia nazionale per le aree interne è assolutamente determinante, perché c'è bisogno, assieme alla dimensione più squisitamente locale, dell'emerge di una dimensione nazionale e, come sapete, anche internazionale del problema, perché alcuni mercati già emersi, penso alla cattura del carbonio, hanno tipicamente una dimensione internazionale, alla quale un'area come l'Ossola non può nemmeno immaginarsi di avvicinarsi da sola. Quindi la strategia nazionale per l'area interna può essere un percorso di accompagnamento delle comunità locali a stare sul mercato internazionale dei crediti di carbonio. Due parole velocissime sulla struttura territoriale dell'area che dicevo prima. L'area dell'Ossola ha un'area progetto, che sono tre valli laterali del Toce, la Valle Antasca, la Valle Antrone e la Valle Mognanco, tre valli con un certo numero di comuni, con 11 comuni e 4.000 abitanti in tutto, in queste valli. È un'estensione importante, adesso non l'ho presa qua sotto, ma un'estensione territoriale importante, dentro affiancata da una strategia che sostanzialmente corrisponde al Fondo Valle Toce, ai luoghi dell'industria storica che adesso dovrebbero trasformarsi nel, diciamo, nel contesto territoriale che produce green community e una green economy, un'economia che punta ai servizi ecosistemici e non solo ecosistemici, anche ai servizi di mercato che incorporano una prospettiva di greening come elemento strategico e fondamentale. I valori in gioco, come dicevo, una delle cose che abbiamo cercato di fare nel partire dall'Ossola immediatamente una proiezione nazionale per il rapporto della Fondazione Montagna Italia è stato quello di dare una dimensione. Naturalmente intendete tutte queste cose, i numeri che ci sono, i numeri nascono da applicazioni serie, scientifiche, non nostre, lavori di letteratura, che però sono ancora largamente iniziali per me, credo che siano interessanti perché ci possono dare degli ordini di grandezza e delle direzioni. Non prendiamoli per buoni nei loro risultati. Però quello che viene fuori, diciamo, all'area progetto dell'Osso, questo luogo di 4.000 abitanti che governa una parte importante del territorio, che l'insieme di servizi ecosistemici valutati secondo criteri parametrici, quindi come giustamente richiamava Davide Marino all'inizio, che sono un punto di partenza, ma non sono l'elemento, diciamo, di approdo di un lavoro e di un riconoscimento dei servizi ecosistemici, dice comunque che in questi comuni parliamo di 150 milioni di euro di valore dei servizi ecosistemici. Tenete conto che il reddito disponibile di quest'area è circa di 51 milioni di euro, quindi i servizi ecosistemici valgono tre volte il reddito disponibile, che naturalmente è due volte il prodotto interno lordo, perché è un'area che già ora vive prevalentemente, di trasferimenti rispetto a... Scusa, un calcolo che è stato fatto durante il progetto, chi l'ha calcolato questo lavoro? Questo lavoro è il lavoro che è stato fatto per il rapporto Montagna Italia 2016, sulla base di dati di letteratura applicati al territorio, che è stato, come si dice, riconosciuto nello specifico dell'area. È anche significativo il fatto che in questa misura, cercando sempre di leggere un tema di rapporto tra valore dell'offerta e valore della domanda di servizi ecosistemici,
e naturalmente con il presupposto, che anche questo è un elemento discutibile, che il bilancio si chiuda a livello nazionale, che si chiuda a livello nazionale, accettiamo per il momento questa approssimazione. Il rapporto fra valore dell'offerta e valore della domanda per i comuni dell'area progetto vale circa 20 volte, l'offerta è 20 volte la domanda dei servizi di assistenza. Per i comuni dell'area strategia, cioè del Fondo Valle Toce, siamo intorno a valori 1,5-2, quindi pur governando risorse ambientali importanti, la presenza umana esprime anche una domanda di servizi ecosistemici molto forte. Ora, il tema rilevante a questo punto, dentro questo quadro, è appunto come passare, come la strategia ci aiuta a passare dai servizi ai pagamenti, che è l'elemento fondamentale. E io su questo una cosa che vorrei sottolineare, perché appunto parlando di tradizioni, ho sentito citare diversi casi che ho presente, compreso quello che citava prima di Romagnacco, che mi ha interessato, ho avuto modo di riflettere. Credo che uno degli elementi fondamentali, io credo che non dobbiamo certo stare al purismo per cui i pagamenti ecosistemici sono quelli che un privato fa a un privato attraverso istituzioni di mercato, eppure sono il nocciolo della questione. Però so che ci dobbiamo allontanare dall'idea di compensazione. Le nostre all'interno hanno tradizioni di compensazione, cioè di risorse legate al prelievo di risorse, risorse finanziarie che compensano il prelievo di risorse naturali, che non misurano il valore dei servizi che queste rendono, sono la compensazione che si fa a una comunità perché questa acconsente. Il negoziato è un negoziato naturalmente tutto politico da questo punto di vista. Passare dalla compensazione al pagamento, a mio avviso, due questioni importanti, che non è la disponibilità della risorsa, ma la produzione del servizio, l'oggetto della transazione. E come è stato detto, questa produzione del servizio non chiama in causa solo il capitale naturale, ma capitale sociale e capitale culturale, cioè richiede, nei termini più semplificandoli enormemente, un'azione di manutenzione e di gestione della risorsa che deve essere fatta, cioè non deve essere semplicemente dichiarata l'esistenza della questione. Questo vuol dire anche che dall'altra parte, dall'altro lato della questione, ci deve essere l'interesse di chi fa il pagamento a valutare e a incidere sulla qualità del servizio che viene offerto, appunto a non stare dentro una logica di compensazione per cui ti do delle risorse perché ti ho portato via. Io ho un servizio, questo servizio per me è valore e io devo essere in qualche modo presidio e garante che quel servizio venga riprodotto in qualità nel tempo, quindi in qualche modo anche la domanda dei servizi ecosistemici è altrettanto importante dell'offerta, una sua responsabilizzazione appunto a intenderla in termini di servizi e non di concretamente, perché poi quando dal empirico delle valutazioni generali si passa a dover dire ma allora noi cosa facciamo? In pratica, la scelta, la decisione, cioè, intanto è stata quella di assumere l'occasione delle aree interne per cominciare a primere il tema della comunità dei pagamenti ecosistemici. E ha voluto dire orientare specificamente risorse sulla conoscenza e sulla formazione del capitale umano in questa direzione, quindi per dire rispetto ai temi dell'istruzione della scuola, che sono uno dei temi dei servizi fondamentali, e anche rispetto ad altre aree capita di conoscere, di frequentare questa cosa, l'OSSO ha deciso di spostare molto la sua attenzione sulla formazione universitaria e post-universitaria, legata anche in particolare a questi temi, per far crescere la consapevolezza nell'area, no, di questo cambio di paradigma che è la Green Community e di cui il pagamento dei servizi ecosistemici è un termine rilevante. L'altro tema è, tema sottolineato e stressato, è di natura istituzionale, è legato per esempio al rapporto con i parchi, con i parchi. Nell'Ossola c'è il Parco Nazionale della Val Grande, c'è il Parco Regionale, che è quello che più insiste proprio sulle aree dell'area progetto della valle, e il rapporto con loro nella sperimentazione della misura, della valutazione e della concretizzazione dei servizi in pagamenti ecosistemici è il cuore, no, di questa azione. Mi fermo qui.
Grazie. Beh, certo. Perdonami. Prego. Non ho capito come si chiamava il nostro amico. Davvero Lupatelli. Lupatelli, grazie. È interessante questa cosa, beh, diciamo che no, questa cosa nasce come rapporto fra privato e privato, no? Tu, io produco un servizio, tu ne produci un altro, io ti do una. Quindi è molto interessante, però è molto interessante questo superamento del concetto della compensazione di cui pure abbiamo fatto, no, in questo paese grandissimo uso, anche grande uso, non solo nei parchi o in altre aree, insomma anche. Non l'ho detto, ma stiamo parlando di risorse idroelettriche importanti, quindi sovracani elettrici importanti, esatto, elementi, certo, diciamo, esatto, significativi da questo punto di vista, però con distorsioni significative finché si rimane dentro questo mondo. Mentre, diciamo, per la parte, se invece andiamo oltre il pezzo privato-privato, no? E parliamo, cioè hai detto la cosa della, no, costruzione istituzionale, quindi il rapporto col parco che è un soggetto pubblico, ovviamente. E che tipo di problemi incontriamo? Cioè qual è il problema che li incontriamo? Perché chi è che paga? Perché poi ci scontriamo con il vincolo di bilancio di finanza pubblica. Chi paga e come? Cioè, com'è? Chi paga e come? Chi paga e come? Mi ha detto, non l'ho detto questo, nel merito, quelle risorse lì, diciamo, i servizi prevalentemente esercitati dal bosco sulla qualità delle acque sono la parte dominante di questa vicenda. Ci sono usi idroelettrici, idropotabili importanti e quindi sono i pagatori fondamentali. Se c'è la concessione, c'è compensazione. Certo, però appunto il tema è quello di superare il tema della semplice compensazione, no? Per queste, che è sganciato dal valore delle risorse, dalla disponibilità a pagare dell'utenza, e invece arrivare, come si dice, a un pagamento di un servizio che vuol dire anche riconoscimento e esercizio di quel servizio. Perché noi siamo in presenza di manutenzione forestale, lo si diceva anche oggi in plenaria, largamente sottodimensionata e inadeguata rispetto alla realtà. Avremo un aiuto perché questo regolamento comunitario per la stagione 14-20 consente di finanziare i piani di gestione forestali, in gran parte delle foreste, anche orsolane, e prive, quindi manca un quadro istituzionale. Poi sappiamo che c'è il tema anche sulle foreste di una frammentazione proprietaria che anche nell'Ossola. Che cosa sono le foreste? È formidabile. No? Quindi, ma questo è un tema che si lega molto anche alla prevenzione dei rischi, no? Certo, poi si lega alla prevenzione, la prevenzione dei rischi rimanda di nuovo a un tema che fuori da un regime di assicurazioni obbligatorie, come rispetto ai rischi, noi siamo sostanzialmente, è legato alla spesa pubblica, al tema di anticipare spesa per prevenzione piuttosto che posticiparla per riparazione dei danni. Se io però questo, voglio dire, però questo ancora rimanda a un discorso di trasferimenti, no? Non di istituzioni di mercato che riconoscono il valore del servizio esercitato, eccetera, in una stagione come questa che vi ha ricordato, di vincoli di bilancio così forti che è meglio parlare di passare dalla compensazione alla prevenzione, ma sappiamo che abbiamo dei limiti di spesa pubblica rilevanti. Quindi far emergere dal mercato l'energia dell'acqua, degli utilizzi dell'acqua, eccetera, risorse per garantire la qualità di questi servizi e legare appunto alla qualità che questi servizi devono offrire, mi sembra la questione centrale. Naturalmente ce ne sono, ci mancherebbe, tante altre. Poi la seconda, anche in questa area qui, la seconda stimata per importanza è il tema della biodiversità, che prima sia Marino sia il caso che l'Otrepò Parisi ponevano con evidenza. Quindi ci mancherebbe, abbiamo un campo vasto e una sperimentazione ampia da fare. Però questo mi sembrerebbe, almeno dal punto di vista della strategia orsolana, un cuore su cui concentrarci. Secondo me sì, due focus, questo, diciamo, far emergere sul mercato i servizi in modo che si rafforzi, se capisco bene tutto quello che è emerso finora, in modo che si rafforzi uno scambio che attualmente avviene a titolo, no, gratuito, quasi gratuito, e poi c'è da lavorare però anche sul versante pubblico, perché voglio dire, anche perché le istituzioni di mercato costruisce l'ambiente pubblico che genera il funzionamento completo, esatto, delle istituzioni. Che regola il mercato, esattamente. Il mercato non si regola da solo. No, c'è un problema, esatto, il mercato non si regola da solo mai, si regola male pure, a mio parere, anche quando lo regoli, quando cerchi di regolarlo, ma insomma, questo è un altro
problema, e quindi anche quel pezzo lì comunque mantiene la sua rilevanza nella riflessione, no? Del... Bene. Una domanda? Certo. Magari non ci vede, collega. No, prego. Volevo sapere, diciamo, sei fra i... ci dice chi è anche. No, io sono Aurelio Coppola, lavoro su Maria Interna Madonie. Ah, perfetto. Ci sono esperienze in cui, diciamo, si sta lavorando sul valore dei pagamenti dei servizi ecosistemici, non solo in termini, diciamo, monetari e di mercato, ma considerato appunto, diciamo, il ragionamento che veniva proposto anche da Davide Marino, insomma, fra capitale naturale, capitale culturale e capitale sociale, cioè, e se noi vogliamo responsabilizzare le comunità locali, cioè le comunità locali sono in effetti non soltanto, diciamo, custodi, ma molto spesso sono protagonisti di lavori di manutenzione, lavori, servizi in concreto, cioè, che non vengono fuori, non vengono né contabilizzati e nemmeno c'è qualcuno che si sogna, diciamo, di pagare. Però siccome sono essenziali, cioè, e lavorare nella logica di una responsabilizzazione della comunità, cioè, significa che qualcuno può fare, può contribuire a un servizio in certi termini, non soltanto in termini, diciamo, di tempo, di lavoro, di esperienze, e che possono essere, diciamo, scambiate, diciamo, con altri sulla base appunto di un valore che non è soltanto monetario. Ora, nella logica della green community, cioè in particolare in alcune aree, cioè, a me sembra che questa riflessione, cioè, vada, diciamo, posta. Abbiamo ancora un intervento, sì, quindi, diciamo, io non scatenare proprio tutto il dibattito subito, però prego. No, posso anche farlo dopo. Sul tema è questo, se sta sul... No, perché secondo me è fondamentale capire sulla parte... Colombero Vallemaira e Grana sono il presidente e il referente d'area, e capire, uno, chi paga che cosa, a chi, e chi ha la governance di questa roba, perché sennò parliamo di tante cose insieme ma non abbiamo concretezza di chi gestisce questo processo. Perché un esempio noi ce l'abbiamo in Piemonte ed è codificato nel senso che c'è una legge che lo codifica, poi non si chiamerà pagamento ecosistemico, ma la legge 13 sul servizio idrico integrato in Piemonte prevede che una percentuale della tariffa dal 3 all'8%, quindi in bolletta dal 3 all'8%, vada alle unioni, alle ex comunità montane, alle unioni montane, per la salvaguardia della risorsa. Quindi c'è tutto un elenco un po' anche qui fatto un po' di stretching, come usava la Locatelli poc'anzi, normativo, per andare a individuare che cosa si possono fare, cosa possono fare le unioni tramite gli enti di gestione, le ATO, che cosa possono fare le unioni sul territorio. Io vi dico, per la provincia di Cuneo questa roba vale 5 milioni di euro l'anno, che non è una roba folle, però non è neanche il nulla. E qui abbiamo il chi, cioè l'utente, il singolo cittadino sulla bolletta, paga a chi, lo sappiamo, le unioni montane, per fare che cosa, e la governance è delle unioni montane, il percorso è chiaro ed è definito. Su tutto il resto, secondo me, si apre una partita talmente ampia che rimette in discussione il ruolo delle istituzioni locali, quello diceva Lupatelli prima, ma anche è proprio un salto di paradigma mentale su come gestiamo queste risorse, perché è chiaro che io sulla mia valle abbiamo tutti gli esempi possibili e immaginabili di ritorni sul territorio dalle, tra virgolette, royalty di soggetti privati che si sono fatti gli impianti idroelettrici, soggetti pubblici, ex pubblici, Enel e compagnia, tramite i BIM sui sovraccanoni e quant'altro. E abbiamo anche il terzo esempio, noi ci siamo fatti le nostre centrali idroelettriche e ci gestiamo noi le risorse che arrivano dal territorio. Con chi? Con una società che comunque è un SPA,
mista pubblica-privata che ha tutti dei casini adesso in questo paese portare avanti, perché una società mista pubblica-privata nel nostro paese è una roba che è folle, che è folle, perché non si guarda che cosa, cioè all'oggetto di quella società, che non è una società che fa business e si fa legittimamente, ci facciamo la pensione per noi e per le nostre tre o quattro generazioni dopo, ci facciamo un progetto di valorizzazione della risorsa a fini socio-economici. Allora, questa partita avrebbe necessità di una normativa specifica, perché anche noi nella nostra strategia abbiamo immaginato su questa esperienza di fare una valorizzazione degli impianti acquedottistici, micro impianti elettrici sugli acquedotti, per garantire che cosa? La sostenibilità degli servizi che andiamo a innovare sulla strategia. Ma questa roba qui non trova nessun tipo di riferimento né negli strumenti finanziari degli fondi strutturali, no? E qui poi entriamo in una partita molto più ampia dei FESR, dei regionali, compagnia, che scostano dalle necessità del territorio, ma tantomeno dal punto di vista normativo, perché sì, si possono immaginare tante cose, si possono costruire dei soggetti, ma dobbiamo fare tutto un esercizio di mentale per inventare degli strumenti che assolutamente non ha nessun senso. Senso ce l'ha, però diventa veramente complesso. Qui, secondo me, la partita dei pagamenti ecosistemici deve diventare oggetto di discussione, di normative, ma chiare, è cambiato il sistema in cui il pubblico fa il pubblico, il privato fa il privato. Sul nostro territorio il pubblico deve fare anche il privato e viceversa, perché sennò non ne usciamo. Quindi era solo per dare un contributo di... Adesso ci parlano Giancarlo Mantovani e Laura Mosca, sì, nel delta del contratto di voce. Sì. Sì, ci raccontate un po' i servizi. Sì, facciamo due voci velocemente. Sì, poi io vi racconto velocemente come si configura la nostra area. Abbiamo portato sì alcune immagini, perché è un'area un po' tra le aree interne è un'area un po' anomala, perché è un'area costiera. Mentre Giancarlo vi racconta, vi illustra alcuni esempi di quelli che non ci sentiamo di chiamare servizi ecosistemici, ma ci sentiamo di raccontarli come azioni, come attività a supporto degli ecosistemi che abbiamo nell'area e che il territorio fa in risposta ai problemi che spesso subiamo. Perché sono decisi a monte, essendo noi nel tratto terminale di un complesso sistema di governo delle acque. Allora, vi dicevo, la nostra area è un'area anomala perché è un'area costiera, credo l'unica costiera tra le aree interne che ha, è posta all'interfaccia tra la terra e il mare e interessa il tratto terminale di tre importanti sistemi fluviali che sono l'Adige, il Fissero Tartaro-Canal Bianco e il Po con le sue ramificazioni, e quindi due distretti idrografici tra cui il Padano, che è il più grande nazionale, e tre bacini idrografici. Il tratto terminale di questi bacini quindi ha un sistema di governo delle acque, come dicevo prima, spesso deciso a monte, che ci trova nel delta un po' a subire conseguenze e a dover rispondere ad adattarci a situazioni e a fenomeni che diventano decisamente condizionanti lo sviluppo del territorio. Cito il Cuneo Salino, la risalita del Cuneo Salino, e cito il fenomeno della subsidenza, che per noi, pensando alle problematiche delle aree interne, è una sorta di macrofrana che il territorio ha, perché noi siamo sotto il livello del mare, in alcuni punti anche meno 3, meno 4 metri. La fascia costiera della regione del Veneto, per una larghezza di circa 15-20 km, è tutta soggiacente al livello del medio mare ed ha delle problematiche importanti dal punto di vista proprio del carattere idrografico, quindi in termini di quantità d'acqua, tanta acqua e poca acqua, quindi alluvioni da terra da mare, da fiume da mare, siccità, ma anche assetto idraulico complesso, complicato da gestire.
Infatti il tema dell'acqua per noi è diventato il tema guida per la nostra strategia d'area. Noi per ora abbiamo solo presentato la bozza di strategia, nel senso che è stata approvata, stiamo lavorando adesso al preliminare, però abbiamo individuato come idea guida proprio l'acqua e la sua gestione come risorsa, perché storicamente nel Delta del Po questa risorsa, la gestione dell'acqua, ha condizionato appunto lo sviluppo del territorio sotto i diversi punti di vista. Quindi abbiamo una marginalità che non è solo relativa alla lontananza rispetto ai servizi essenziali, ma abbiamo anche una marginalità di distretto che ci trova appunto a subire certe situazioni e a dover rispondere con quello che il territorio può e riesce a fare. È un territorio che comunque è giovanissimo, è una terra giovane, perché il Delta si è formato a partire dal 1604 con un'opera idraulica voluta dalla Serenissima, che si sentiva minacciata dall'andamento, dalle dinamiche del fiume, e quindi decise di fare un taglio lungo un ramo che nell'arco di 80 anni circa, 80-90 anni appunto, portò alla formazione di questa cuspide che poi è diventata il Delta del Po. Quindi una terra anche giovane che ha queste importanti problematiche legate proprio all'assetto idraulico e idrogeologico. Ci sono dei costi elevati, dato appunto il fenomeno della subsidenza e della risalita del Cuneo Salino, dei costi elevati di gestione di questo territorio, costi elettrici importanti, poi magari Giancarlo fa un focus su questo, e ci sono anche delle relazioni di equilibrio delicato tra la natura e l'artificio, perché di fatto è una naturalità anche di alto pregio, però è un grande artificio, perché il territorio è vivibile ed è produttivo solo grazie all'intervento dell'uomo. La subsidenza, ci tengo a sottolineare, anche questa è di origine naturale, questo riguarda un po' tutto il sistema della fascia costiera, ma nel caso del Delta è un'origine antropica. Perché prevalentemente antropica, perché negli anni 60 ci sono stati degli importanti prelievi di metano dal sottosuolo, che hanno portato il territorio ad abbassarsi nei primi 10 anni di 2 metri, nei successivi anni di 3 metri, fino ad arrivare appunto in alcune zone che siamo a meno 4 sotto il livello del mare. Quindi, come si racconta spesso dalle nostre parti, con i pesci che nuotano più alti di quanto non volino gli uccelli, di fatto, perché insomma siamo come dentro dei grandi catini che, se non fossero appunto tenuti asciutti dall'opera di 40 idrovore e di un sistema di argini che è sui 480 km, non riusciremo a vivere. Sì, Laura è arrivata a descrivere in maniera un po' terroristica quello che è il Delta del Po. Adesso vediamo un attimo di dare un aspetto un po' più positivo e di parlare di quelli che, come ha definito Laura, non sono servizi ecosistemici. Io ho preferito molto in punta di piedi chiamarli processi ecosistemici, perché cerchiamo di andare in quella direzione, come si diceva prima. Bisogna capire, non saranno servizi quando, ora c'è questa possibilità ed abbiamo cercato di trasformare il problema in soluzione con risvolti ecosistemici. Per esempio, partiamo subito dal problema del Cuneo Salino. Il problema del Cuneo Salino significa che il sale mi risale anche 30 km, quindi impossibile avere l'acqua salata, impossibile irrigare, impossibile mantenere tutta la vegetazione ripari a lungo il corso d'acqua. Soluzione del problema, la costruzione di barriere antisale, per esempio, che evitano questa risalita del Cuneo Salino. Però questo beneficio oggi è stato realizzato da chi? È stato realizzato dallo Stato, dalla Regione, però la gestione e la manutenzione deve essere mantenuto, tutto questo sistema di paratoie mobili, da chi ci abita in questo territorio. Quindi è un servizio che dà la possibilità al territorio di bere l'acqua, di irrigare, di chi vuole andare a visitare gli argini, a visitare le golene e vedere quello che c'è di bello da vedere, di servizi ambientali, di paesaggio, di cultura, perché no? E quindi ha un costo, e questo costo deve essere ripartito tra, non solamente tra chi vive nel territorio, ma anche da chi a monte e causa con eccessivi prelievi di acqua di questo problema del Cuneo Salino, che 50 anni fa sicuramente non c'era. Ma ci sono altre soluzioni, ci sono delle aree umide residuali, delle aree
delle aree che storicamente erano aree bagnate, aree in cui c'era l'acqua dentro, che si sono prosciugate. Anche in questo caso, sempre in quel territorio, perché non utilizzare acqua che noi dovremmo espellere dal territorio, rimetterla lì dentro, utilizzarla a fini irrigui e creare in questo territorio comunque dei percorsi turistici, sentieri mascherati, capanni di osservazione, bar, case, servizi di noleggio di biciclette, tutte queste attività vengono fatte, però come diceva il sindaco prima, chi ha la regia di questa cosa? Chi pensa? Chi suddivide? Chi fa pagare chi, cosa, quanto, sulla base di quale piano di riparto? Sempre il Delta del Po, Laura è stata un po' terrorista prima, vediamo un attimo di velocizzare la cosa. A largo il Delta, l'Adriatico è un mare basso e piatto. Cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo realizzato sul fondo dell'Adriatico delle barriere sommerse quando una nave va sott'acqua, poi diventa il regno dei pesci. Abbiamo costruito delle strutture da mettere sott'acqua, che in poco tempo si sono coperte di tutta quella vegetazione sottomarina e dopo poco tempo, facendo delle analisi, abbiamo visto che il numero di pesci, le qualità di pesci erano in maniera esponenziale cresciute. Poi improvvisamente abbiamo visto un calo drastico. Cosa è successo? L'acqua è avvelenata, noi pescatori avevamo imparato a girare in mezzo e lì il pesce si andava. Ma questi pescatori che pescano di più, pescano meglio, in qualche maniera questa cosa bisogna trovare il modo di fargliela pagare. Chiudo, ci sarebbero tante cose. Prego. Pagano sicuramente i consumatori, ma questi signori che hanno più pesce da raccogliere e poi vendere, ci sarebbero tante altre attività connesse con queste aree umide, tanti esempi di questo tipo che potremmo fare, sempre con un risvolto ambientale, perché il Delta del Po è un'area CITES, ha tutti i vincoli che vi potete inventare, ditemeli che lì ci sono. Sono aree importanti, c'è un parco naturale, un territorio molto bello da visitare, però è difficile da gestire. Quindi in tutte queste aree umide c'è sempre la possibilità di trovare la soluzione al problema, trovando il modo di avere dei benefici da questo tipo di soluzioni. L'ultima, la banalità, il territorio del Po produce una quantità incredibile di vongole e cozze. Purtroppo 1500 pescatori che ogni giorno prendono 10 kg di gusci vuoti e li vuotano nelle lagune, quindi perdendo superfici lagunari. 10.000 pescatori 10 kg al giorno significa 150 quintali al giorno di gusci che vengono buttati perché non c'è un'economia circolare, una regia o qualcosa che raccoglie questi gusci, li trasforma in cosa? In sottofondi stradali, schiacciandoli in sabbia, ma in quelle burghe che servono per difendere i litorali, ma possono essere schiacciate, si ricava il calcare, si ricava tutto quello che c'è dentro, per prodotti per la cosmesi. Solo in questi ultimi 5 anni un qualcosa, perché c'è stata qualche mente che ha cominciato ad andare in quella direzione, ci si domanda perché non l'abbiamo fatto fino adesso, e quindi però anche in questo caso stiamo parlando di un'economia circolare e di servizi ecosistemici che eliminano un problema creando una possibilità di attivare. Poi sempre dal fiume arrivano una quantità di legname sia in magra che in piena, una quantità di legname che va a spasso per il fiume, va ad intagliare, va a distruggere le spiagge. Anche questa potrebbe diventare da problema, risorsa, una quantità di legname incredibile. Chi ha avuto il foglietto può vedere la quantità di legname che si ferma lungo il percorso, quindi quantità incredibili potrebbero essere utilizzate per fare cippato, per fare una qualsiasi attività. Solo che manca la regia, manca il come fare cosa. Sul come fare cosa abbiamo iniziato a ragionarci da qualche anno, abbiamo infatti avviato un processo partecipato con il territorio che si chiama contratto di foce, che è la declinazione del modello tradizionale dei contratti di fiume che sono stati riconosciuti nel collegato ambientale e che ragiona proprio sulle problematiche delle tre tipologie d'acqua che ci sono alla foce.
Con il territorio infatti abbiamo iniziato a dialogare, abbiamo iniziato a sfogarci rispetto ai problemi, ma anche a pensare a possibili soluzioni e a ricomporre un po' un quadro logico anche di risultati attesi, di azioni, di strumenti con cui poter raggiungere quei risultati, ma questo proprio con come dire, la partecipazione di chi concretamente vive ed opera nel territorio. Grazie a questo processo partecipativo ci siamo autocandidati per la strategia aree interne, perché insomma sapete è una strategia che non era stata pensata per le aree costiere, e grazie a questo poi come dire, alla sinergia tra contratto di foce e strategie aree interne stiamo cercando di costruire un nuovo modello di governance per il territorio multilivello, ma che rafforzi soprattutto la rete locale, il sistema locale, per riuscire a portare lì le discussioni e trovare le possibili soluzioni condivise, quindi anche la sperimentazione, ci auguriamo, di servizi ecosistemici, che insomma speriamo di chiamare così a tutti gli effetti. La nostra speranza e desiderio è quello di riuscire in questa fase, con l'occasione della strategia, di orientare anche in un certo senso i decisori politici rispetto a quella che può essere l'attuazione dei servizi ecosistemici, che si tenga conto quindi anche delle realtà come appunto quella del Delta, ma anche così di tutte le altre aree che si trovano alla fine dei sistemi, dei distretti idrografici, per appunto integrare anche nei contenuti la definizione tradizionale di servizio ecosistemico. Bene, qui ho una domanda velocissima, poi lascio rispondere, vorrei dire qualcosa, ma risposta alle questioni di prima. E abbiamo detto che la strategia delle aree interne è una buona occasione, una buona opportunità per approfondire, un po' mettere, no? Provare a mettere a sistema, dare un contributo per mettere a sistema un tema che appunto ha tanti aspetti abbastanza complicati, no? Però anche tutte le esperienze dei contratti di fiume possono, certo, lavorare in questo senso, lo dico a lei perché io seguo anche il tavolo nazionale dei contratti di fiume, loro seguono, immagino, non so se c'è qualcun altro qui che segue qualche contratto di fiume, e forse anche in quella sede un ragionamento sviluppato, no, si può sviluppare in parallelo un ragionamento su servizi ecosistemici e pagamenti dei servizi ecosistemici. Sì, perché sono i soggetti coinvolti, esatto, e sono seduti allo stesso tavolo, quindi è più facile. Quindi possiamo lanciarlo, certo, lì anche per il prossimo tavolo nazionale, si può immaginare, certo, perché diventa un po' tanto ci sarà ottobre il prossimo tavolo nazionale. C'è già un lavoro su questo. Immagino, quindi si la legge della Regione Lazio prevede all'interno dei contratti di fiume i PES. Sì, sì, anche noi abbiamo iniziato a ragionare. Adesso il contratto di foce arriverà a definire, siamo nella fase di progetto e siamo in sinergia con l'iter di processo della strategia, di attuazione della strategia. Arriveremo a sottoscrivere il contratto vero e proprio congiuntamente con la PPU, in modo da come dire, andare proprio a completamento dell'idea di sviluppo del territorio. Grazie mille. Prego, lei vuole dire qualcosa? Volevo, sull'argomento che aveva sollevato. Si presenta però cortesemente. Sì, faccio una mia presentazione, sì, sulle esperienze fatte. Sono economista, mi chiamo Pasquale Persico. Ho avuto diverse esperienze sui temi a cui facciamo riferimento. Adottando la relazione di Marina, ci conosciamo da molto tempo, come prima mia esperienza molti anni fa ho fatto il piano della Val d'Agri per la comunità montana, quindi rifiutando l'approccio della compensazione, l'idea era di poter, si sarebbero chiamati PES, ma allora non esisteva questa. Però nei fatti fu così, la proposta finale fu la messa in discussione del piano EMI, dal punto di vista dell'attribuzione delle royalties, è raccontato in un libro che è disponibile, che si chiama La Valle delle Orchidee, perché questa è una Valle delle Orchidee, dal punto di vista. E quindi l'idea che potesse essere in qualche modo visto
l'estrazione come compatibile con lo sviluppo della biodiversità del territorio. Quindi in questo approccio il tema del pesto veniva risolto pensando che il parco della Val d'Agri dovesse essere quello che sviluppa, diciamo, i servizi ecosistemici, in qualche modo ricevesse un contributo riconosciuto a che questa funzione fosse diffusa sull'area nostra. Ora, però, per poter veramente parlare di servizi ecosistemici nell'approccio a cui ho fatto riferimento Marino, ho bisogno di definire un po' l'area vasta di riferimento, che ho bisogno di definire che cos'è una rete ecologica, altrimenti non, da questa cosa non esco mai. Naturalmente anche dove ci sono stati tentativi grossi, diciamo, di mettere a punto questo tema della rete ecologica, faccio l'esempio mio, che ho fatto l'assessore regionale per poco tempo all'ambiente della regione Campania, non ci sono riuscito perché chiaramente è una cosa complicata pensare che mettere d'accordo innanzitutto gli studiosi, diciamo, anche se io ho a disposizione Carlo Blasi, diciamo, Luigi Boitani, per dire lui pure direttamente dal punto di vista culturale, però arrivare poi invece a una definizione scientifica e tecnologica è più complicata per l'area vasta. Tant'è vero che noi nelle diverse regioni abbiamo una colorazione delle mappe, l'insieme di Natura 2000 oppure i corridoi ecologici di Sulo e Fiume, ma non è un approccio in termini di rete ecologica. Quindi come faccio io a calcolare i pesti dal punto di vista? Allora c'è il metodo un po' empirico di cui abbiamo fatto riferimento. Per esempio nel Parco Nazionale del Cilento, stringo la sua prima domanda, c'è stato un tentativo di fare questo, e come aveva detto, faccio un'applicazione di quello. Come faccio io a far pagare, diciamo, qualcosa che è legato al capitale sociale, al capitale culturale e quindi anche al capitale culturale? Ho bisogno di empiricamente di definire dove sto, cosa devo fare, quali sono gli oggetti che devo riprodurre perché i pezzi possano essere riprodotti in servizio. Nel Parco Nazionale del Cilento abbiamo fatto un censimento dei cosiddetti lavoratori o contadini custodi della biodiversità e dato un contributo sotto forma inventandoci, diciamo, in modo specifico. In realtà abbiamo finanziato la rete dei contadini custodi che vivono nelle aree marginali che altrimenti stanno via dal territorio, quindi non una compensazione, ma un riconoscimento di un servizio prodotto. Chiudo con un'informazione. Credo che proprio questo mese sia stato prodotto, cioè sia stato consegnato da Padova uno studio alla Commissione Europea, perché altrimenti andavamo in infrazione, sul valore del capitale naturale italiano. Quindi c'è uno studio diviso per aree che ha valore economico, cioè nel senso è stato in qualche modo per forzature, come già detto, siate prudenti. Una specie di ecco rendiconto, quello che normalmente fa. No, è uno studio che dà conto, diciamo, di come sta, diciamo, il territorio italiano diviso per 39 anni, in termini di, diciamo, se vogliamo, capitale naturale che economicamente quantificabile. Naturalmente possiamo sicuramente dire che la parte che non è urbanizzata sta meglio della parte non urbanizzata. Quindi sicuro il problema. Come io in questa visione macro riesco a concepire una governance che mi faccia la manutenzione del capitale naturale. Quindi in qualche modo quali sono i soggetti del capitale sociale a cui vi ho fatto riferimento che entrano nel campo per, come diceva il sindaco prima, è un problema di politica economica, è un problema di governance multilivello. Altrimenti da questa storia non esco. Che poi, essendo un economista, so bene che quello che funziona a livello micro non funziona a livello macro. Io vorrei dare la parola a qualche minuto, e poi dobbiamo chiudere. Fare le risposte velocissime, chiaramente la parte più interessante è sempre il dibattito rispetto a quello che c'è. No, volevo intanto rispondere, ma dialogare con lei della Valmai.
dicendo due cose. La prima è che in Italia abbiamo un sacco di esempi storici di governo dei beni comuni e beni collettivi. Cioè, noi stiamo parlando di cose che in realtà esistono storicamente. Università agrarie, i comunelli in Toscana, le regole sulle Alpi, ce ne sono molte. Ricordo soprattutto il premio Nobel per l'economia Ostrom è venuto in Italia a studiare queste cose. Quindi non è che a volte pensiamo a inventarci l'acqua calda, ma invece ce l'abbiamo. Quindi insomma, ci sono già esempi positivi. E da questo punto di vista, anche magari con la federazione che verrà delle aree interne, sarebbe molto importante mettere tutte queste cose a sistema, perché molte cose ci sono, altre sono innovazioni. Se ci si confrontasse, si mettessero insieme, come abbiamo fatto oggi con i casi che abbiamo visto, sarebbe di grande aiuto a chi poi vuole. Seconda cosa, è chiaro che è un problema di governance. Il progetto LIFE di cui ho parlato è un LIFE governance, non era un LIFE natura, un LIFE ambiente, perché è chiaro che ci vuole un soggetto istituzionale o comunque o più soggetti istituzionali che governano questi processi. È altrettanto chiaro, e nei materiali che abbiamo prodotto li trovate, che c'è una filiera che va da chi detiene i diritti di proprietà delle risorse a chi poi deve pagare. Da questo punto di vista dobbiamo fare attenzione, perché sia la legge sulla green economy, sia la riforma della 394 prevederanno dei decreti attuativi di questa materia, dove tutti questi passaggi andranno ben identificati e ben normati. Quindi su questo da un lato c'è ancora da lavorare, per cui tutte le esperienze che ci sono di carattere territoriale possono essere d'aiuto a fare dei buoni regolamenti attuativi. Voglio dare una risposta ad Aurelio Coppola, che saluto con piacere, ci vediamo un paio d'anni. È chiaro che ci può essere un discorso di servizio, non è detto che debba essere per forza, diciamo, un flusso di carattere monetario. Tra i benchmark ci sono anche gli accordi tra le pubbliche amministrazioni o gli accordi di partenariato, per cui io fornisco dei flussi di servizi ecosistemici, ma la possibilità di contabilizzarli in maniera esatta, in maniera scientifica, dà contezza del lavoro che viene fatto dalle comunità locali. E allora, se io poi devo tenere aperto un ospedale, anche se non è economicamente efficiente, allora c'ho anche, non dico una giustificazione, ma c'ho anche una contabilità che mi supporta in questo genere di decisione politica amministrativa. Non so se... No, interessante. Se c'è qualche altra domanda al volo, altrimenti dobbiamo andare. Andiamo. Cammino. Ci incamminiamo. Grazie. Devo portare al punto adesso, sì, non domani credo, adesso provo a riassumere quello che non c'è.